Gli esseri viventi. La cellula. La lezione in sintesi. Clicca sui vari step per ascoltare. Poi rispondi alle domande. La cellula è la più piccola unità vivente. La sua grandezza varia da un micron, millesimo di millimetro, a un decimo di millimetro. Ogni cellula deriva da un'altra cellula. Pur essendoci vari tipi di cellula, tutte hanno in comune tre elementi fondamentali. La membrana plasmatica, il citoplasma, il DNA. Ci sono due tipi di cellula. La procariote è tipica degli esseri monocellulari, come i batteri. Si riproduce per scissione binaria. La cellula eucariote è caratteristica degli animali, dell'uomo, delle piante e dei funghi. Si differenzia in due tipologie. Cellula animale e cellula vegetale. Si riproduce per meiosi, dando origine ai gameti, o per mitosi, generando cellule identiche a se stessa. Le cellule eucariote, sia animali che vegetali, hanno tre componenti fondamentali in comune. La membrana plasmatica, il citoplasma e il nucleo. La membrana plasmatica è un sottile involucro esterno e flessibile che, oltre a delimitare e proteggere la cellula, regola lo scambio dei materiali in entrata e in uscita. Il citoplasma è un composto gelatinoso che contiene gli organuli. I principali sono i lisosomi, organuli presenti nelle cellule eucariotiche e rappresenta il sistema digerente della cellula. L'apparato del Golgi si trova in genere vicino al nucleo ed è formato da numerosi gruppi di cisterne appiattite. Indirizza il traffico delle molecole verso le giuste destinazioni. I mitocondri, a forma di fagiolo, presente in tutti gli eucarioti. Regolano il ciclo cellulare e producono energia. Il reticolo endoplasmatico, un sistema di canali allineati, che regolano proteine e altre sostanze. Svolge anche funzioni di accumulo e distribuzione. Può essere ruvido, se ricoperto di ribosomi, oppure liscio. I ribosomi sono organuli immersi nel citoplasma, o ancorati al reticolo endoplasmatico ruvido. La loro funzione è quella di sintetizzare le proteine. Nelle cellule eucariote, la membrana nucleare separa il nucleo dal citoplasma. È la centrale di comando. Contiene DNA per la produzione di cromosomi.